Ciao a tutti, allora come sono andate le feste appena trascorse? Oggi parleremo di quei pochi chiletti che abbiamo preso durante le stesse. Quello che leggo, che vedo in giro è, insomma, adesso tutti allarmati, non mangio più, basta da oggi a dieta, rigida, ferrea. No, questo è sbagliato. Innanzitutto quello che avremmo potuto prendere potrebbe essere dell'acqua, che vi consiglio di smaltire eliminando magari il sale. Il grasso che si è accumulato è relativamente poco, perché in 2-3 giorni non è che possiamo aumentare di grasso. Quindi come comportarci? Ad esempio possiamo prendere al mattino un bicchiere d'acqua con limone, però utilizzando una cannuccia e non bevendolo direttamente così, altrimenti andiamo a rovinare i denti. Altra cosa importante, come dico sempre, è la colazione e cercare di alimentarci almeno 4-5 volte al giorno. Poi qualcuno magari pensa di eliminare completamente la pasta e i carboidrati, di ridurle perché insomma abbiamo mangiato tanto. No, i carboidrati vanno comunque presi, magari cambiamo non la pasta ma altri tipi di carboidrati. E vi faccio un esempio. Questo è il miglio, la quinoa, il riso integrale. E leggete la descrizione perché poi vi lascio comunque notizie e info. Invece in merito all'assunzione di proteine vi consiglio di assumere quelle di origine vegetale e magari diminuire la carne rossa sostituendola con la carne bianca. Un esempio di proteine vegetali potrebbero essere questi, fagioli neri, vediamo se riusciamo, se vi faccio vedere, fagioli neri, la verdura e la frutta che non devono mai mancare, magari distaccati dai pasti principali in maniera tale da andare a colmare quei buchini che abbiamo durante il giorno. Un altro prodottino, insomma, che vi posso consigliare è il tè verde, questo, lo vedete? Ha molteplici proprietà, quindi una tazza di tè verde a giorno, magari al pomeriggio, fa molto bene. Ormai dovreste saperlo, l'acqua, bere tanta acqua durante il giorno, quando vi sentite, non in maniera forzata, però il consiglio che vi posso dare è una bottigliettina piccolina da sorseggiare durante la giornata, in maniera tale da smaltire appunto quei liquidi che abbiamo preso durante queste festività. Attività fisica, siamo stati seduti, siamo passati da un parente all'altro, siamo stati seduti, quindi potrebbe essere lo spunto proprio per ricominciare a fare, a muoversi, a fare dell'attività fisica, che non vuol dire stramazzarsi di esercizi adesso subito in un mese mi devo sistemare. No, è sufficiente anche scendere a fare una passeggiata, un 30 minuti al giorno di camminata, iscriversi in palestra, però facendo le cose sempre gradualmente senza ammazzarsi. Il tutto e subito non va mai bene. Ricapitolando quindi il fulcro qual è? Allora, fare dell'attività fisica, mangiare regolarmente almeno 6 pasti al giorno, bere tanta acqua e non farsi prendere dalla smania di voler dimagrire e perdere questi chili nel giro di poco tempo. Piano piano i risultati si otterranno. Spero di aver detto tutto, se mi sono dimenticato qualcosa leggete la descrizione come dico sempre perché vi lascio indicazioni utili. Se il video vi è piaciuto condividetelo sulle vostre pagine Facebook, Google Plus, eccetera. Auguro un buon inizio di 2015, lasciate qui sotto nei commenti quello che volete e cercherò di rispondervi nel più breve tempo possibile. Un caro saluto, un abbraccione e al prossimo video!